pilastri della Chiesa. Vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza.
Octavo calendas januari, luna tertia decima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis, ex quo post diluvium, altissimus in nobibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri infide, Deur Caldeorum, seculo vigesimo primo, ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. Ab unctione Davidin regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Caesaris Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito. Iesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens advento suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novenque post conceptionem de cursis mensibus, in Bethlehem Iude nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. In questa notte santissima celebriamo l'ingresso della luce del Verbo nella storia dell'umanità. Rallegramoci della venuta del Messia e provati dalle tenebre del peccato, dagli orrori della guerra, chiediamo al Padre il dono dello Spirito, artefice di consolazione e di gioia, affinché rinnovi la faccia della terra. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Verbum Domini. Deo gratias. Oggi è nato per noi
giorno in giorno lo suo salvò. A reading from the letter of St. Paul to Titus. God's grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human race, and taught us that what we have to do is to give up everything that does not lead to God, and all our worldly ambitions. We must be self-restrained and live good and religious lives here in this present world, while we are waiting in hope for the blessing, which will come with the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. He sacrificed himself for us in order to set us free from all wickedness and to purify the people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Verbum Domini. Il censimento di tutta la terra. E questo è il contesto nel quale Gesù nasce e su cui il Vangelo si sofferma. Poteva accennare rapidamente
invece ne parla con accuratezza e con ciò fa emergere un grande contrasto. Mentre l'imperatore conta gli abitanti del mondo, Dio vi entra quasi di nascosto. Mentre chi comanda cerca di assurgere tra i grandi della storia, il re della storia sceglie la via della piccolezza. Nessuno dei potenti si accorge di lui. Solo alcuni pastori relegati ai margini della vita sociale. Ma il censimento dice di più. Nella Bibbia non lasciava un bel ricordo. Il re Davide, cedendo alla tentazione dei grandi numeri a una malsana pretesa di autosufficienza, aveva commesso un grave peccato proprio facendo il censimento del popolo. Voleva saperne la forza e dopo circa 9 mesi ebbe il numero di quanti potevano marginare la spada. Il Signore si segnò e una disgrazia colpì il popolo. In questa notte, invece, il figlio di Davide, Gesù, dopo 9 mesi nel grembo di Maria, nasce a Betlemme, la città di Davide, e non punisce il sentimento, ma si lascia umilmente conteggiare. Uno fra i tanti. Non vediamo un Dio adirato che castiga, ma il Dio misericordioso che si incarna, che entra debole nel mondo, preceduto dall'annuncio, sulla terra pace agli uomini. Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene refutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo. Il sentimento di tutta la terra, insomma, manifesta da una parte la trama troppo umana che attraversa la storia, quella di un mondo che cerca il potere e la potenza, la fama e la gloria, dove tutto si misura coi successi e i risultati con le cifre e col numero. È l'ossessione della prestazione. Ma al contempo, nel censimento, risalta la via di Gesù che viene a cercarci attraverso l'incarnazione. Non è il Dio della prestazione, ma il Dio dell'incarnazione. Non sovverte le ingiustizie dall'alto con forza, ma dal basso con amore. Non irrompe con un potere senza limite, ma si cala nei nostri limiti. Non evita le nostre fragilità, ma li assume. Fratelli e sorelle, stanotte possiamo chiederci, noi in che Dio crediamo? Nel Dio dell'incarnazione o in quello della prestazione? Sì, perché c'è il rischio di vivere il Natale avendo in testa un'idea pagana di Dio, come se fosse un padrone potente che sta in cielo, un Dio che si sposa con il potere, con il successo mondano e con l'idolatria del consumismo. Sempre torna l'immagine falsa di un Dio distaccato e permaloso, che si comporta bene con i buoni e si addice con i cattivi, di un Dio fatto a nostra immagine, utile solo a risolverci i problemi e a toglierci i mali. Lui invece non usa la bacchetta magica, non è il Dio commerciale del tutto e subito, non ci salva premendo un bottone, ma Lui si fa vicino per cambiare la realtà dal di dentro. Eppure, quando è radicata in noi l'idea mondana di un Dio distante e controllore, rigido e potente, che aiuta i suoi a prevalere contro gli altri, tante volte è radicata in noi questa immagine. Ma non è così. Lui è nato per tutti.
durante il censimento di tutta la terra. Guardiamo dunque al Dio vivo e vero, a Lui che sta al di là di ogni calcolo umano, eppure si lascia sentire dai nostri conteggi. A Lui che rivoluziona la storia abitandola. A Lui che ci rispetta al punto di permetterci di rifiutarlo. A Lui che cancella il peccato facendosene carico. Che non toglie il dolore ma lo trasforma. Che non ci leva i problemi della vita ma dà alle nostre vite una speranza più grande dei problemi. Desidera così tanto abbracciare le nostre esistenze che infinito per noi si fa finito, grande si fa piccolo, giusto abita le nostre ingiustizie. Fratelli e sorelle, ecco lo stupore del Natale. Non un miscuglio di affetti addolcinati e dei conforti mondani, ma l'inaudita tenerezza di Dio che salva il mondo incarnandosi. Guardiamo il bambino, guardiamo la sua mangiatoia, guardiamo il presepe che gli angeli chiamano il segno. È infatti il segnale rivelatore del volto di Dio che è compassione e misericordia, onnipotente sempre e solo nell'amore. Si fa vicino, tenero e compassionevole. Questo è il modo di essere di Dio. Vicinanza, compassione, tenerezza. Sorelle, fratelli, stupiamoci perché si è fatto carne. Carne è parola che richiama la nostra fragilità e che il Vangelo utilizza per dirci che Dio è entrato fino in fondo della nostra condizione umana. Perché si è spinto tanto, ci domandiamo? Perché Gli interessa tutto di noi, perché ci ama al punto da ritenerci più preziosi di ogni altra cosa. Fratello, sorella, per Dio che ha cambiato la storia durante il censimento, tu non sei un numero, ma sei un volto. Il tuo nome è scritto nel suo cuore. Ma tu, guardando al tuo cuore, alle prestazioni, non all'altezza, al mondo che giudica e non perdona, forse vivi male questo Natale pensando di non andare bene, covando un senso di inadeguatezza e di insoddisfazione per le tue fragilità, per le tue cadute e i tuoi problemi e per i tuoi peccati. Ma oggi, per favore, lascia l'iniziativa a Gesù che ti dice: per te mi sono fatto carne, per te mi sono fatto come te. Perché rimani nella prigione delle tue tristezze? Come i pastori che hanno lasciato le loro greggi, lascia il recinto delle tue malinconie e abbraccia la tenerezza di Dio bambino. E fallo senza maschere, senza corazze, e getta in Lui i tuoi affanni, che Egli si prenderà cura di te. Lui che si è fatto carne non attende le tue prestazioni di successo, ma il tuo cuore aperto e confidente. E tu in Lui riscoprirai chi sei, un figlio amato di Dio, una figlia amata di Dio. Ora puoi crederlo, perché stanotte il Signore è venuto alla luce per illuminare la tua vita e i suoi occhi brillano di amore per te. E noi abbiamo difficoltà a credere questo, che gli occhi di Dio brillano di amore per noi. E sì, Cristo non guarda i numeri, ma i volti. Chi però guarda a Lui tra le tante cose e le folli corse di un mondo sempre indaffarato e indifferente? Chi lo guarda?
A Betlemme, mentre molta gente, pressa dall'ebbrezza del censimento, andava e veniva, riempiva gli alloggi e le locande, parlando del più e del meno, alcuni sono stati vicini a Gesù. Sono Maria e Giuseppe, i pastori, poi i magi. Impariamo da loro. Stanno con lo sguardo fisso su Gesù, con il cuore rivolto a Lui. Non parlano, ma adorano. E questa notte, fratelli e sorelle, è il tempo dell'adorazione, adorare. L'adorazione è la via per accogliere l'incarnazione, perché è nel silenzio che Gesù, parola del Padre, si fa carne nelle nostre vite. Facciamo anche noi, come a Betlemme, che significa casa del pane, stiamo davanti a Lui, pane di vita. Riscopriamo l'adorazione, perché adorare non è perdere tempo, ma permettere a Dio di abitare il nostro tempo e far fiorire in noi il seme dell'incarnazione e collaborare all'opera del Signore, che come lievito cambia il mondo. Adorare, intercedere, riparare, consentire a Dio di realizzare la storia. Un grande narratore di imprese epiche scrisse al suo figlio: «Ti offro l'unica cosa grande da amare sulla terra, il Santissimo Sacramento. Lì troverai fascino, gloria, onore, fedeltà e la vera via di tutti i tuoi amori sulla terra». Fratelli e sorelle, stanotte l'amore cambia la storia. Fa che crediamo, o Signore, nel potere del tuo amore, così diverso dal potere del mondo. Signore, fa che come Maria, Giuseppe, i pastori, ci stringiamo attorno a te per adorarti. Resti da te, più simili a te, potremo testimoniare al mondo la bellezza del tuo volto.
Fratelli e sorelle, in questa notte santissima, nella quale contempliamo con stupore il mistero dell'incarnazione, supplichiamo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo perché doni al mondo la sua luce. Cuntis ecclesiae pastoribus. Giù主之父, 你将永恒的圣言赐予了我们, 求你扶助教宗方几个 和教会所有的牧人, 启发他们先知性的言语和行动, 并因你救恩的圣言 安慰他们。 Pro gubernantibus et migrantibus qui hospitium querunt. Père du Rédempteur, toi qui as confié ton fils à une famille humaine, éclaire les intentions des dirigeants, ouvre les portes du cœur humain, ouvre les frontières des terres et des mers à ceux qui cherchent un accueil. Pro dono concordia et pacis. يا أبا الكلمة الأزلي الذي أرسلت مانح السلام الحقيقي إلى العالم دع حدا لتجيج الأسلحة المدمرة وأفض في قلب الإنسان نشيد فرح جديد وامنح البشرية الوفاق والعدل. Pro pueris et personis fragilibus. Pai do Messias, que nos fizestes filhos no Filho, defendei as crianças de toda a forma de violência, libertai as mulheres exploradas e oprimidas, confortai os idosos e os doentes. Lạy Cha của ánh sáng là đấng qua sự nhập thể đã chiếu sáng vào bóng tối của nhân loại, xin soi sáng nhờ thần khí của Cha cho những ai không tin vào Ngài, xin an ủi những ai đã mất mọi hy vọng và nâng đỡ mọi người bằng món quà đức tin vào đấng cứu thế. Dio onnipotente e misericordioso, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo con fiducia e riconoscendo la tua immensa bontà nella nascita del Cristo tuo Figlio, concedici di diventare testimoni luminosi di misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontanami da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, ricolmi della sua benedizione e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipe dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figli, Spirito Santo, descenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen.